Buonasera a tutti. Nuova live del martedì alle 18. Saluto tutti quelli che stanno arrivando. Ciao Joe, con l'emoticon di Ellis. Stasera live un po' più leggera del solito, un po' più chiacchiericcia. Perché avevo in ballo di fare una live su De Lillo, sul nuovo romanzo di De Lillo, però la facciamo giovedì con calma alle 21, così ho anche un po' più di tempo per prepararla, però avevo voglia comunque di fare una live e allora ho pensato di farne una Q&A, quindi ho messo il box delle domande su Instagram, ma comunque abbiamo la chat che è la cosa più bella di Twitch, ovviamente, la possibilità di interagire direttamente e di parlare proprio. Cioè, diciamo che questa è la cosa che mi piace di più di Twitch e che mi sta proprio convincendo a spingere su Twitch, perché rispetto agli altri. Grazie Svarvar per la sub, per l'abbonamento. Bellissima donna Tart. Quindi mi dai la possibilità di ricordare a tutti che sono aperti gli abbonamenti al canale e che ci si può abbonare sia a pagamento ma soprattutto con Amazon Prime, quindi con l'abbonamento Prime, loggandosi con il proprio account Amazon. Ci si abbona per un mese gratis e poi bisogna rinnovarlo sempre gratuitamente comunque, quindi grazie mille. Dicevo che Twitch è il social che in questo momento mi sta piacendo di più proprio perché è disegnato in una maniera completamente diversa rispetto agli altri social. Cioè, questa interattività, questo rapporto diretto tra chi produce un contenuto e chi ne fruisce è un qualcosa di veramente diverso e io sono un po' anche fissato sul design dei social network e sia da un punto di vista magari un po' più tecnico ma anche da un punto di vista concettuale e non è un caso che il mio film, uno dei miei film preferiti sia The Social Network appunto di Fincher scritto da Sorkin proprio perché il modo in cui sono disegnati i social dice tantissimo della società e del momento storico. Anche perché sappiamo che nell'ultimo periodo, cioè nella storia contemporanea, le tappe, diciamo, in una linea del tempo sono sempre più ravvicinate. Quindi anche solo l'avvento di un social nuovo dice tanto della società contemporanea. E Twitch in questo caso mi sta veramente dando un po' di linfa vitale nuova. Anche perché YouTube. Social un po' morente, un po' veramente che sta andando un po' in declino, sia come social in sé che come community, purtroppo, ha un po' fatto il suo tempo e Twitch invece vedo che c'è veramente della vitalità. E quindi qui che mi piace stare. Allora, io adesso apro il mio Instagram e vado a dare un'occhiata alle domande che sono arrivate. Così, non le ho lette ancora, quindi ve le leggo e rispondo in diretta. Intanto Alice scrive: faccio subito una domanda che poi devo scappare, poi mi recupero la pronostico secondo te su cosa sarà il prossimo libro di Donna Tartt? Sì, come argomento centrale. Questa è veramente tosta. Allora. Donna Tartt non è un'autrice che solitamente sta molto legata alla contemporaneità, anche perché la gestazione dei suoi libri impone di essere un po', diciamo, sopra agli eventi che accadono. Però, essendo in questo momento proprio al centro del suo periodo di scrittura, perché uscirà nel 2024 e chissà cosa sarà di noi nel 2024, cioè chissà che società ci sarà nel 2024, veramente questo è inquietante da vedere e da pensare adesso. Io credo che i fatti che stanno accadendo ora
non possono non influire sulla scrittura del romanzo della Tartt. E ora non saprei dirti su che cosa può vertere il romanzo, anche perché secondo me lei con questa storia del voler scrivere un romanzo ogni 10 anni vuol dire che ha già in mente quali sono le tipologie di storie che vuole raccontare. Sono comunque convinto che ci sarà una trama che può essere venduta come thriller, come tutti i romanzi della Tartt, che infatti spesso nelle librerie sono nel reparto thriller. Però io credo che necessariamente dovrà esserci il cambio nei rapporti sociali che questa pandemia sta portando. Non credo però che sarà un tema centrale, nonostante il fatto che uscirà da tanti anni. Personaggio maschile o femminile? Bella domanda. La Tartt di solito è sempre stata molto legata ai personaggi maschili. È stata sempre legata molto ai personaggi maschili e credo che continuerà così. Dio, se dovesse scrivere un romanzo con la testa, nel senso ragionandoci molto e anche pensando al proprio tornaconto d'autrice, assolutamente dovrebbe scrivere una protagonista femminile. Cioè, senza ombra di dubbio, questo è il momento storico in cui vanno scritti i personaggi femminili. Ma io non lo so se scriverà un romanzo con una donna al centro. Ci sono sempre i personaggi femminili nei suoi libri, però di solito il focus è sui personaggi maschili. E questa è la cosa che per me la rende anche una scrittrice più valida di altre, come scrive i personaggi maschili. Quindi io credo che rimarrà sul personaggio maschile, credo che sarà ambientato nella contemporaneità. Credo che ci sarà una sottotrama thriller. Sì, più di questo non saprei sbilanciarmi. E credo che ci sarà qualche cosa legato alla pandemia. Ma dubito che sarà un romanzo extra americano. Cioè, dubito che sarà. Penso che rimarrà comunque nel suo. Non la vedo come una scrittrice che esce tanto dalla comfort zone. Ma magari potrebbe cambiare qualcosa nel modo in cui è scritto. Potrebbe scriverlo in prima persona. Oddio, non mi ricordo se il cartellino era in prima. Mi sembra che il cartellino fosse scritto in terza persona, singolare. Quindi già se lo scrivesse in prima sarebbe una novità. Aspettate che devo recuperarvi. La live su Allen non l'hai messa su YouTube, la volevo recuperare. La live su Allen non l'ho messa su YouTube, è vero? Forse è vero, non mi ricordavo. Devo averla salvata da qualche parte. Era un po' lunga e non era venuta benissimo, secondo me. Magari adesso vedo, perché le live molto lunghe o che non mi sono piaciute tanto. Alla fine non le ricarico tutte o le ricarico parzialmente. In quel caso era per quel motivo. Di solito non ricarico le live che hanno possibilità di essere segnalate da YouTube, quindi tutte quelle reaction ai vari premi letterari non le ho ricaricate, non perché in realtà siano delle esplicite violazioni di copyright, perché quello non credo che lo siano. Però non si sa mai, e visto che YouTube è abbastanza sensibile e ci si mette un attimo a prendere tre strike, direi che magari un personaggio transgender, perché no? Sì, può essere benissimo, potrebbe, no, non è un'idea così campata per aria. Poi volevo sapere se da un punto di vista di maschile, se i suoi personaggi maschili fossero ben delineati, secondo me. Allora, secondo me Dio di Illusioni ha un protagonista maschile perfettamente delineato. Il personaggio del Cardellino, secondo me, è altrettanto ben caratterizzato, è un personaggio completamente diverso dal protagonista di Dio di Illusioni, oltre a essere un ragazzino e quindi per ovvie diversità anagrafiche. Però sì, secondo me lei è una delle migliori in quello. Ora, io non ricordo se il Cardellino in questo momento, non ricordo, non so se l'avete scritto. È in prima? Ok, il Cardellino è in prima persona.
Non me lo ricordavo. Sarà che lei me la figuro sempre come una narrazione molto classicheggiante. E allora non pensavo, però ottimo, ottimo. Occhio a parlare di YouTube. No, ormai penso che quella faida YouTube Twitch sia un po' passata. Penso che non demonetizzino più per l'uso di YouTube e Twitch nei vari social inversi. Tu hai letto tutta la tarta? No, ho letto Cardellino e Dio di Illusioni, ho ancora lì da leggere Piccolo Amico, un piccolo amico, non mi ricordo se è il o un piccolo amico, che è quello che mi attirava anche meno e che mi sto tenendo, penso che leggerò l'anno prossimo, toh, più o meno. E potrebbe finire in un video di appunti di lettura. Ah, domani esce appunti di lettura su V di Thomas Pynchon, ce l'ho fatta a montarlo. Ok, l'alternativa dovrebbe esserci la funzione per eternare live qua su Twitch, davvero? Ah, ok, se c'è questa alternativa provo a vedere come si fa. Provo a vedere come si fa, sono ancora un po' neofita di Twitch. Infatti penso lo recupererò anche se ho sentito gente che ha amato Dio di Illusione e odiato il Cardellino. Sì, di solito c'è questa cosa. Di solito, infatti, io ammo, mi è piaciuto molto di più Dio di Illusioni, che è uno dei miei romanzi preferiti rispetto al Cardellino, però diciamo che la scrittura della Tartt, secondo me, va oltre al fatto che uno dei suoi romanzi possa o meno piacerti, perché secondo me è una delle scrittrici che vanno lette in questo momento, è una di quelle che sta scrivendo la letteratura che poi verrà studiata nei libri, anzi forse è già studiata. Visto che abbiamo parlato di... Cos'è che dicevo? C'era una domanda che era collegata a questa cosa, non a Donna Tartt ovviamente, però... Allora, la prima domanda che mi avete fatto era... Ah, alla fine hai visto Il complotto contro l'America, la serie TV, o hai letto il libro e che cosa ne pensi? Non ho né letto il libro di Complotto contro l'America, che è uno degli ultimi rot che mi manca da leggere, e non ho visto la serie TV perché prima voglio leggere il libro. E ce n'era un paio di domande su Rot perché oggi ho messo una foto su Instagram del libro che ho letto oggi, che è Il fantasma esce di scena, il titolo, insomma, non mi ricordo mai i titoli, Il fantasma esce di scena di Rot, che ho recuperato qui al Libraccio di Verona e mi sono letto in pochissimo tempo tra ieri sera e oggi perché... veramente avevo bisogno di leggere qualcosa di Roth. Il complotto con... sì. Il fantasma esce di scena è l'ultimo romanzo con protagonista Nathan Zuckerman, che è uno degli alter ego, il principale alter ego letterario di Roth. E mi è piaciuto molto anche il fantasma esce di scena. Diciamo che secondo me il ciclo in cui Nathan Zuckerman, ho una ciglia nell'occhio. Il ciclo in cui Nathan Zuckerman è protagonista, secondo me, va preso a sé stante, cioè è un unico romanzone scritto in vari periodi. E parte dallo scrittore fantasma fino ad arrivare a Il fantasma esce di scena. E soprattutto mi piace molto in questi romanzi con protagonista Zuckerman il rapporto che lui ha con l'Onof, che è questo scrittore mentore più vecchio di lui, che conosce appunto lo scrittore fantasma, e il suo rapporto quasi simbiotico con questo scrittore viene portato avanti fino a quest'ultimo romanzo. E infatti mi chiedevate poi anche qua su Instagram un parere su La macchia umana, che secondo Andrea C42 è migliore di Pastorale Americana, anzi secondo molti è opinione comune che Pastorale Americana sia meglio, che La macchia umana sia meglio di Pastorale Americana. Io faccio fatica a fare una classifica dei libri di Roth perché veramente mi capita di dirlo spesso quando mi chiedete consigli su Roth, non c'è un singolo libro di Roth che non mi è piaciuto, quindi veramente sono di parte in questo. So dire qual è il mio preferito in assoluto, che è Il teatro di Sabbath.
che è veramente uno dei migliori libri che abbia mai letto nella mia vita. Cioè, Il teatro di Sabbath è esagerato, è totale, capolavoro. E poi altri libri che io consiglio sempre, che sono secondo me i migliori, di Roth, che però va anche a periodi. Roth va preso anche a periodi. Lamento di Portnoy, ovviamente, che è fondativo. Per me Pastorale Americana è meglio di Una macchia umana, nonostante La macchia umana sia uno dei suoi migliori. A me è piaciuto molto anche Operazione Shylock, ambientata a Gerusalemme, fighissima, tematica del doppio, è un libro poco letto di Roth, ma Operazione Shylock è bellissimo. Poi Lo scrittore fantasma, per l'appunto, La controvita. Insomma, sono veramente tanti i romanzi. Anche L'animale morente, secondo me, è un romanzo piccolino, ma veramente, veramente stupendo, stupendo. Allora, poi qua mi dicevate: Complotto contro l'America, libro bellissimo. Ci credo, perché come dicevo di Roth, non ho mai letto un brutto libro di Roth, quindi sicuramente. E la serie anche, mi parlano bene della serie, nonostante. Quasi tutte le trasposizioni di Roth sono sempre molto deludenti. Il film di Ewan McGregor su Pastorale Americana è abbastanza sminuente rispetto alla magnificenza del libro, ma perché è impossibile secondo me trasporre Roth, perché Roth si legge per la scrittura, per il perdersi nelle sue digressioni, per la sua capacità veramente di ammaliare il lettore, perché veramente. Io vi dico, l'avrò letto in un'oretta e mezza, Il fantasma esce di scena, perché è proprio bello, è proprio esteticamente bello leggere Roth. Le altre trasposizioni, per esempio, c'era una trasposizione dell'animale morente con, non mi ricordo il nome dell'attore, è molto famoso, ma va bene. Ben Kingsley, forse? Forse Ben Kingsley, che era abbastanza tremendina come trasposizione, anche la trasposizione della macchia umana in cui il protagonista era interpretato da Anthony Hopkins e poi c'era anche ovviamente Nicole Kidman, anche quello forse già meglio di Pastorale Americana come trasposizione, però invece della serie TV sul complotto contro l'America ne ho sentito parlare bene, quindi ci credo. Mai letto qualcosa di Tabucchi? No, mai letto, non credo che sia tanto il mio genere. Waiting for monografia di Filippo, la monografia di Philip Roth sarà qualcosa di mastodontico, e però ci vorrà ancora un po' perché ho fatto il conto, me ne mancano 8 o 9, mi sembra. Sì, perché Addio Columbus io l'avevo già letto, che è la sua la prima e unica raccolta di racconti. Però cioè, l'ho letto veramente tanto tempo fa, quindi probabilmente per una monografia dovrò rileggerlo. E poi non ce l'ho nelle edizioni, quelle di nere, quindi lo voglio assolutamente comprare in edizioni nere. E quindi sono 8 o 9 se si conta o non si conta. Addio Columbus. Roth mi manca, devo leggere qualcosa. Roth, secondo me, almeno Pastorale Americana è veramente un libro fondamentale, secondo me. Poi alcuni piace, alcuni non piace, bisogna un po' perdersi nelle sue digressioni. E Lamento di Portnoy è anche un libro così sperimentale, così forte, di impatto, che ha veramente segnato il Novecento americano. Marco, cosa consiglieresti a chi comincia a leggere in inglese? Magari letteratura contemporanea, con una prova semplice ma sempre di qualità. Allora, io non ho un ottimo inglese, cioè assolutamente, proprio zero. Leggo in inglese perché la motivazione di leggere libri che non sono arrivati in Italia è così forte che mi porta a leggere in inglese, quindi con gli anni, piano piano, ho un po' migliorato il mio livello di inglese, soprattutto nella comprensione scritta. Io parlo inglese malissimo, lo capisco bene e lo leggo abbastanza bene, quindi non ho un livello altissimo di inglese, quindi sono abbastanza un benchmark affidabile. Assolutamente contemporanei perché, vabbè, a parte il fatto che i classici a me interessano poco e in più l'inglese più vecchio è ovviamente più difficile. I contemporanei, allora, per proprio chi si approccia banalmente, se uno non vuole ancora comprare un libro ma vuole allenare la lettura di letteratura americana, letteratura inglese o americana contemporanea, io consiglio i racconti. E
se ne trovano disponibili gratuitamente, per esempio sul sito del New Yorker. Il sito del New Yorker pubblica una volta a settimana un racconto di scrittori famosissimi e veramente meravigliosi, molti di quei racconti poi vengono inseriti in raccolte o antologie, e quindi io consiglio proprio il primo passo quello. Quando si è preso un po' la mano con la lettura, sai, io mi punto sempre sul fatto che devo essere motivato a leggerlo il libro, quindi se è un autore che mi piace tanto, se è un libro che sto aspettando da tanto, allora sono motivato a leggerlo, e anche se faccio un po' fatica, quindi ce la faccio. E, per esempio, De Lillo non è un autore così complesso. Ho letto adesso The Silence, ne parliamo poi giovedì, però De Lillo ha una prosa tutto sommato semplice. Poi magari è complesso in generale De Lillo, cioè è complesso leggerlo anche in italiano, però ecco, magari non iniziare proprio da De Lillo, però non lo so, io... ho letto Tessa Mosfeg, che è approcciabilissima, un po' meno Jessie Ball perché ha un po' quella verve da poeta e quindi diciamo che è un po' più criptico, però deve essere un autore che ti interessa, secondo me. Io ho preferito Pastorale Americana, ottimo, opinione comunissima. Ciao Marco, hai mai letto Coetzee? Nel caso cosa ne pensi? Scusa se hai già parlato, ma ti seguo da un mesetto, quindi è probabile che me lo sia perso. Ma allora, io ho letto solo Vergogna di Coetzee, penso di averlo letto l'anno scorso, e a me è piaciuto parecchio. Libro molto conosciuto, molto famoso, forse più famoso di Coetzee. È anche una scrittura un po' diversa, no? Autore sudafricano, ambientazione sudafricana. A me è piaciuto molto come ha reso la violenza in Vergogna, soprattutto all'inizio sembrava un romanzo di Roth per ricollegarsi, perché questo professore universitario, questo scandalo sessuale, insomma, c'erano molti temi di Roth, e poi almeno due o tre momenti molto forti, molto intensi, gestiti molto bene. Dovrei leggere qualcos'altro di Coetzee, però mi ha abbastanza convinto quel libro. Non così tanto da leggere subito altro di quell'autore, però sicuramente è un autore che non mi aveva per niente dispiaciuto. Qual è il Roth che non ti è piaciuto? Non penso che ne esistano di Roth che non mi siano piaciuti. Cioè, fammi dare un'occhiata. Forse Zuckerman Scatenato non è proprio uno dei suoi migliori. È abbastanza, racconta un periodo della vita di Roth un po' confusionario, un po' poco a fuoco, però anche Inganno non è proprio uno dei suoi maggiori romanzi, ma quelli brevi di solito non sono proprio la sua, cioè nel senso, se scrive un romanzetto da 100 pagine difficilmente aveva tanto da dire. Secondo me Roth va forte sui romanzi lunghi, poi c'è avuto quel periodo d'oro in cui ha scritto Pastorale Americana, La macchia umana, Ho sposato un comunista, altro scritto, ne ha scritti veramente uno all'anno di capolavori veri. Parlando di premi Nobel, ciao Louis Gluck, hai mai letto Elfriede Jelinek? No, mai letta, mai letta, mai letta. Allora, la serie a me ha convinto. Ah, convinto mo a me ha convinto molto, ma non ho letto il libro. Ok, beh, intanto comunque già il fatto che la serie sia un prodotto che a sé funzioni vuol dire, perché queste trasposizioni che vi ho citato di Roth, cioè proprio, ok, sia come trasposizioni non era un granché, ma anche come film in sé, cioè il Pastorale Americano di Ewan McGregor era un filmetto che non è che si capisse bene che cosa voleva raccontare. Roth è nella bellezza della scrittura, vero? Ok, sono molto indietro con la chat, scusate. Assurdo che abbiano scelto Anthony Hopkins. No, non ha proprio senso, è vero. Non ha senso. È proprio un casting. Era il periodo d'oro di Anthony Hopkins. Sì, ok. Però, insomma, no, non c'entrava proprio nulla. Ma nulla, nulla. Poi anche il casting di Nathan Zuckerman, che in quel caso fa il narratore nel libro, è l'attore che ha fatto anche Forrest Gump, che faceva il
il superiore di Forrest Gump nella guerra in Vietnam, che adesso non mi viene in mente come era il personaggio, era spettacolare, quello che perdeva le gambe, che non c'entra niente con la psicologia di Nathan Zuckerman, secondo me, però vabbè. Su Allen, sapevi che si considera piuttosto mediocre e deluso rispetto a ciò che ha realizzato nella sua carriera, su tutto quello che ha fatto, considerando buoni solo 5-6 film, e in questi non c'è, no, è Neon Le Manhattan, ma Vicky Cristina Barcellona, sì. E lo sapevo, ma io dico sempre che non bisogna mai, mai, mai prendere sul serio quello che dicono gli autori, soprattutto di se stessi. Gli autori non sanno giudicare la propria arte e non hanno per niente la percezione della loro carriera. Proprio per me è assodato questo. Nonostante questo, Allen è un regista molto più serioso di quanto possa sembrare. I suoi, cioè, a lui ama molto i suoi film più cacciaroni, tipo ama molto, com'è che si chiama quello in cui lui fa il regista che perde la vista, che diventa cieco a un certo punto e continua a girare il film, che aveva un'idea geniale, ma che poi non è venuto proprio benissimo. A me piace, però non è proprio venuto benissimo. Ama molto i suoi film più bergmaniani, anche quelli no, che non sempre sono venuti bene. E non ama i successi di pubblico, ma questo perché sono dei successi. Cioè, se Annie Hall non avesse avuto successo, secondo me lo amerebbe. È solo che gli fanno una testa così con Annie Hall, quindi. Ma quanto ha scritto il nostro Filippo è. Ha scritto, mi sembra, 25 romanzi, una roba del genere. 25 o 24 più Addio Columbus. Ho letto solo Goodbye Columbus e altri racconti di Roth e l'ho trovato ok, mentre le primissime pagine di Pazzola Americana mi hanno interessato molto di più, nonostante debba ancora proseguire la lettura. I racconti di Roth non sono niente di eccezionale, assolutamente no. I racconti di Roth, ecco, quello è un libro di. Però non lo considero neanche un libro di Roth, perché quelli sono i racconti che tutti gli scrittori americani devono scrivere per potersi far conoscere. Ecco, magari ci ricolleghiamo allora. Cerco di fare anche un tramite con le domande che avete fatto su Instagram. Perché su Instagram Mario Barbarino mi chiedeva: le riviste letterarie sono tante e così i contenuti pubblicati, come scegli i racconti che leggi? Quindi mi ricollego, no? Perché in America. Cioè questo in America, anche in Italia ormai, ma è nato in America questa cosa che l'aspirante scrittore deve scrivere racconti, pubblicarli sulle riviste, i vari editor, talent scout, chi per esso li legge, vede che hai del talento e ti dice hai un romanzo, tu ce l'hai quel romanzo nel cassetto e te lo pubblica. E quindi sono semplicemente degli spottoni, però non tutti gli scrittori sono così bravi a scrivere racconti, magari sono più bravi a scrivere romanzi. E quindi, per esempio, Roth no, non ha più scritto racconti dopo gli anni 60, e perché non gli interessava scrivere racconti. Ci sono gli scrittori di racconti, ci sono gli scrittori di romanzi, secondo me. E infatti poi ha scritto solo romanzi, ne ha scritto praticamente uno ogni anno, uno ogni 2 anni in media, e sì, più o meno. E per ricollegarmi alla domanda di Mario, allora. Io leggo parecchio di quello che viene pubblicato sulle riviste letterarie italiane online, ed è tanta roba. Non leggo quasi mai tutto, nel senso che esce un nuovo racconto, lo inizio, lo leggo. Se non mi interessa subito, non lo finisco. Nonostante siano tutti brevi, nonostante ce l'abbia lì sul cellulare, potrei tranquillamente salvarmelo e leggerlo dopo senza nessun problema, però, ed è questo il fatto, secondo me il problema delle riviste letterarie online, è che essendo online, non essendoci il cartaceo, non avendo pagato per leggerlo, non sono spinto a leggere fino in fondo un racconto, non sono spinto a continuare nonostante l'inizio non sia un granché, nonostante la scrittura non sia proprio quella che mi fa impazzire e infatti non leggo spesso tanta roba interessante tra i racconti di scrittori esordienti, giovani scrittori o scrittori affermati che pubblicano un racconto e secondo me questo ne va, cioè dipende anche un po' dalla qualità media. Ci sono delle riviste che spingono molto sulla qualità e quindi, cioè per esempio Altri Animali è una rivista che io leggo quasi sempre, ciò che pubblica nei racconti.
Adesso non seguo più tanto Verde rivista, però fino a qualche tempo fa leggevo anche quello che pubblicavano su Verde, che era sempre strano, folle, esagerato, però era qualcosa di divertente anche. Altre riviste, cioè Rivista Inutile, che è comunque una buona rivista, che mi piace quasi sempre quello che pubblica, sono tante, però di base assaggio, provo a vedere e poi lo capisco. Esatto, Cat Person sul New Yorker. Sono molto indietro, cerco di recuperare velocemente adesso la chat. Carver in originale approcciabile? Sì, ho letto pochissimo in originale di Carver, quindi non so dire esattamente. Ellis è ok in inglese? Sì, però è tradotto anche bene Ellis, quindi, cioè io ho letto White quando è uscito perché, come al solito, odio i tempi di attesa di Einaudi, che non si capisce perché deve far attendere 6 mesi per pubblicare un libro e non si capisce perché tiene a catalogo degli autori se poi non è interessata a pubblicarli subito le loro opere o a tenerle a catalogo, visto che autori come Ellis e De Lillo non sono tutto a catalogo, non viene ristampato tutto. E quindi se non ci tieni ad avere tutte le opere di quell'autore a catalogo, allora cedi i diritti a qualcun altro che magari lo mette al centro di una collana e ci fa anche un lavoro editoriale un po' più interessante, ma vabbè. E qui sì, approcciabile Ellis. Poi allora. Le sto alternando le domande di Instagram, le sto alternando. Hollywood Ending, ok, scusa, sono ancora indietro. Cosa ne pensi dell'opera Struggente un formidabile genio? Il miglior romanzo di Eggers, uno dei romanzi più belli di quel periodo. Sì, dai, uno dei romanzi più belli dei primi 2000. E secondo me Eggers non è più riuscito a scrivere qualcosa di bello come l'opera Struggente. E io l'ho adorato. Io l'ho adorato. Comunque, di Eggers continua a leggere tutto quello che scrive. Adesso ha appena pubblicato un romanzetto su Trump. Lo leggerò quando lo trovo all'usato, perché ultimamente mi sta un po' deludendo. Eggers mette davanti la tematica rispetto alla qualità del racconto. Quindi, insomma, però. Scusate se cambio argomento, ma un giorno ci sta una bella live su The Leftovers. Sì, la serie TV o su qualche serie che hai amato. Di recente mi è capitato sull'home di Facebook una scena e mi è tornata una voglia di rivederla. Sì, ci starebbe. Una live tutta dedicata a The Leftovers, non lo so se riesco a reggerla. Però magari una live dedicata banalmente a Damon Lindelof. Lost, The Leftovers, Watchmen. Tre capolavori. Diciamolo, Damon Lindelof è probabilmente il miglior showrunner americano, secondo me. Ah, esatto, l'avete scritto sotto, scusate. Una live direttamente su Damon Lindelof. Scusate, non vi avevo letto. Scusate, Simon. Poi, Joe, comunque i tuoi racconti li ho trovati molto ben fatti, mi sono piaciuti, sento molto l'influenza di Ellis. Grazie, grazie mille. Sì, me l'hanno detto in tanti, che si sente l'influenza di Ellis e... sì, evidentemente l'ho introiettato, cioè non li ho scritti pensando di scrivere alla Ellis, però evidentemente esce fuori, cioè su questo non c'è dubbio. Sì, comunque l'influenza è quella. Io spero non siano troppo derivativi perché non mi piace la roba troppo derivativa. E una volta forse erano ancora più, cioè come scrivevo una volta era ancora più derivativo, credo. Tra l'altro ricordo che qualche anno fa iniziai The Leftovers, in quel momento stavo casualmente leggendo dei Sepakzi HG di Morselli e l'affinità di temi forse mi ha fatto apprezzare ancora di più entrambe. Verissimo, verissimo. I Sepakzi HG e The Leftovers hanno tanto in comune e hanno soprattutto, cioè proprio nel mood, nello stato d'animo è molto, molto, molto simile. Io avevo letto anche il libro da cui è tratta, The Leftovers, di Tom Perrotta e... No, non vale la serie, cioè questo è uno dei casi in cui quando c'è un autore vero a trasporre un'opera, la trasposizione è meglio dell'opera originale e su questo non ci sono dubbi perché cioè, le 3 stagioni di The Leftovers sono veramente 3 cose che ti fanno esplodere il cervello, cioè, e più va avanti e più
più ti fa esplodere il cervello, perché la prima è quasi, no, beh, normale, no, è possibile dire normale con dei leftovers, Allora, leggiamo adesso, Simon che mi fa una domanda lunga. Posso farti una domanda un po' così? Rispondimi se e quando vuoi, è una curiosità. Essendo tu anche un aspirante scrittore, qualche volta vieni colto da un'invidia, soprattutto da una rabbia del tipo lui è stato pubblicato, ma io so di aver scritto qualcosa di meglio, ma a me l'hanno rifiutato, tipo quello che ha detto nella tua live Sinigaglia. Allora, invidia sempre, però invidia di solito del talento. Cioè, quando vedo un libro scritto molto meglio di come so scrivere io, invidia è totale. Cioè, per esempio, le prime 200 pagine della Mischia di Valentina Maini, cioè io ho provato un'invidia totale perché io non so scrivere così, cioè non sono in grado di scrivere con quell'intensità, e vorrei tanto riuscire a scrivere una roba così densa, così forte, veramente forte. E l'invidia, cioè il dire lui ha pubblicato e scrive peggio di me, magari può essere, però non è proprio una roba che mi succede così spesso, perché cerco sempre anche un po' di contestualizzare, cioè la pubblicazione non è il fine. La pubblicazione non è l'obiettivo finale, uno non scrive per pubblicare, uno scrive di base un po' per se stessi e un po' per farsi leggere, per comunicare. E la pubblicazione tout court non vuol dire comunicare realmente, cioè potrei avere invidia del successo di qualcuno, quello sì, però anche lì bisogna capire che tipo di successo, perché se è un successo un po' effimero o dettato da non dalla qualità del tuo romanzo, ma da altri fattori esogeni, sì, esterni a te, allora sì, non me ne frega niente di invidiare quel tipo di successo. E difficilmente, se un libro è mediocre, quel libro ha un successo in quanto tale, non so se mi sono spiegato, quindi no, quindi di base no. Hai mai visto qualcosa di Paul Thomas Anderson? Assolutamente sì, penso di aver visto quasi tutto. Ah no, forse mi manca The Master. Mi manca The Master, credo che ce l'ho ancora lì, però il resto l'ho visto quasi tutto, credo. E a me piace molto Paul Thomas Anderson. Mi piace quasi più il Paul Thomas Anderson ultimo rispetto a quello più vecchio. Il film nascosto secondo me è un capolavoro assoluto, è uno dei film più belli che ho visto negli ultimi anni, e poi vederlo al cinema è qualcosa di fenomenale, cioè secondo me poi lui si è proprio raffinato negli anni, e cioè, ci sono delle scene nel film nascosto che veramente sono incredibili, e le interpretazioni, la regia, i costumi, cioè c'è veramente un lavoro. Il film nascosto forse è uno dei miei preferiti. Anche Ubriaco d'amore con Adam Sandler è molto bello, ma anche Boogie Nights, ambientato nel mondo del porno, è un bel film, è un gran bel film. Sono parecchi i film di Paul Thomas Anderson che meritano. Io mi sa che il film nascosto non l'ho capito, tocca rivederlo. No, dai, perché non l'hai capito? È molto concentrato sui rapporti di forza. Sui rapporti di forza, le dinamiche di master-slave, di prevaricazione fisica e psicologica, grazie a, non so se riesco a pronunciare il tuo nick, Krusty. Crookney Sky Cute. Ok, non lo so, ci ho provato. Sei invidioso che abbiano pubblicato After e non te? Ecco, esatto, quello non mi fa nessun tipo di invidia. Con l'editoria attuale, il meccanismo del talento e la bellezza della scrittura non regge più molto, purtroppo. Ma vedi, quel tipo di, no, non mi fa nessun effetto. Cioè, non sono invidioso che pubblichino un libro, non lo so, di Ciccio Gamer, perché non è un libro. Ok, non è, cioè, io considero il romanzo solo i romanzi letterari. Tutto il resto, vabbè, sono oggetti che uno tiene in mano, che uno può vendere o non vendere, ma non sarò mai, come dire,
invidioso di quel tipo, perché non è una pubblicazione che è arrivata per dei meriti, è una pubblicazione che è accessoria in tante varie dinamiche. Vizio di forma molto sottovalutato. Vizio di forma, non lo so, a me non ha fatto, cioè, è bello, ma non è tra i migliori di Anderson. Però io ho dei problemi con la storia di Vizio di forma. In questo caso va oltre, perché già il libro di Pynchon è per me il libro di Pynchon un po' peggiore, cioè, se si può dire peggiore di un libro di Pynchon, però è il meno riuscito dei libri di Pynchon. E quindi sì, tolto Joaquin Phoenix, in Vizio di forma ci trovo poco di veramente a livello degli altri film di Paul Thomas Anderson, però non lo so, eh. The Master è bellissimo, secondo me ti piace, più l'ultimo perché è diventato molto più personale, sento che non noti più certe derivazioni. Sì, anche secondo me. Più che altro sì, si concentra molto sui personaggi, sull'umanità dei personaggi, o sulla loro disumanità. Si dice disumanità. Parla costantemente di rapporti di forza, di manie di controllo e potere, di scontri legali. Esatto, il petroliere, ma anche lo stesso Boogie Nights, è un film sui rapporti di forza, Boogie Nights. Ok, leggo ancora qualche domanda da Instagram. Per esempio, ecco, Valentina, neurotica, mi chiede: riprenderai il podcast? Sì, riprenderò il podcast. So che è passato un secolo dalla prima puntata del podcast, però nel frattempo sto facendo per lavoro anche qui un podcast, quindi sto già lavorando su altre cose che non c'entrano con la mia attività su internet. Quindi ho perso un po' di tempo. In più volevo studiarlo bene perché la prima puntata non mi ha soddisfatto. Non mi ha soddisfatto il risultato finale, quindi vorrei imparare a farlo meglio. È come quei video, no? I primi video che fai fanno sempre schifo. E quindi devo imparare a fare podcast. E quindi non vorrei rovinare un argomento molto interessante e che a cui tengo molto, che è la metanarrazione. La seconda puntata sarebbe sulla metanarrazione, vorrei parlare di Charlie Kaufman e di Sin Ed Hoc New York, vorrei parlare di John Barth e David Foster Wallace, insomma vorrei mettere insieme tutte queste cose e vorrei riuscirci bene, e quindi non esce se non è come lo voglio in quel caso. Come approcciare i romanzi massimalisti? Meglio leggere tutto di fila o intervallare? Domanda di Etrangio. Domanda interessante perché, per esempio, ho appena finito di leggere V di Pynchon, che può essere considerato un romanzo massimalista, e mi sono trovato bene a diluirlo. L'ho apprezzato molto diluendolo e alla fine ci ho messo quasi più di un mese perché ho letto mille altre cose in mezzo e devo dire che l'ho apprezzato parecchio. Qui sulla mia scrivania ho il prossimo libro di appunti di lettura, quindi che verrà proprio analizzato e spolpato, ed è Underworld di De Lillo, che proprio è l'essenza stessa del romanzo massimalista americano, cioè proprio è la quintessenza del romanzo massimalista. Sono, boh, quante pagine sono? Più di 880 pagine. E anche questo credo che lo diluirò. Io mi trovo bene così perché leggo tanti libri in contemporanea e quindi non potrei mai dedicarmi solo unicamente a un libro da 800 pagine. Cioè, sarebbe proprio una forzatura perché fisiologicamente non riesco a leggere più di 100, 150, 200 pagine dello stesso libro in un giorno. E quindi, esatto, Vanni Santoni piace questo elemento, vero, vero. Cioè, questa era una mia grave mancanza che mi ero tenuto per la fine. In realtà poi mi sono per la fine dei libri di De Lillo, perché è uno degli ultimi che mi manca. Pensavo fosse l'ultimo, e invece sono andato a controllare stamattina mentre guardavo i romanzi di Roth. Mi manca anche End Zone, che è uno dei primi romanzi di De Lillo. E, per esempio, romanzo che Einaudi non ha ristampato, cioè sì, c'è la copia Super Corallo, ma non c'è la tascabile di Enzo, perché qualsiasi editore in tutto il mondo terrebbe a catalogo tutti i libri di De Lillo, li spingerebbe. Einaudi non lo fa, ma va bene. E quindi alla fine non sarà l'ultimo libro di De Lillo che leggerò. Dopo quello
Monografia su De Lillo, che sarà molto, arriverà molto prima rispetto a quella di Roth. Joe dice: io sto leggendo Infinite Jest e da quando l'ho iniziato a leggere in filotto mi sono trovato meglio, anche se Infinite Jest è un po' sui generis. Ah, ok, quindi tu hai preferito leggere tutto insieme Infinite Jest? Io non ce l'ho fatta, cioè, l'ho dovuto, no, io i libri lunghi li devo spezzare, ma proprio non ce la faccio, per me è proprio una questione di ritmo. Enzon ci sta che sia alla fine. Ah, ok, Enzon, vero, però è uno dei primi libri di De Lillo. E non so neanche se è uno dei più riusciti, effettivamente. Però, invece, ragazzi, ho letto le prime, 40 pagine di Underworld. Madonna, la bellezza, quello che è stupendo. Veramente, ero commosso a leggere le prime 40 pagine di Underworld. Veramente, credo che sarà un libro della vita. Cioè, dico già, proprio, parto con queste aspettative. Per me è il libro della vita. E invece, per esempio, Infinite Jest, io ho dovuto dilazionare molto. Proprio, ne leggevo 50 pagine lì, poi 100 pagine, poi 50 pagine. Non ero riuscito a leggerlo tutto insieme, perché proprio io devo finire un libro ogni 2-3 giorni. Se non finisco un libro ogni 2-3 giorni mi sembra di non leggere, quindi non so se ti avevo detto che quando iniziò il silenzio mi sta piacendo assai. Ottimo, sono molto contento, sono molto contento perché Jesse Bond non lo conosce nessuno sostanzialmente, cioè anche in America, non è che in America sia conosciuto. Però in Italia ha pubblicato pochissimo. I libri che sono pubblicati non li ha letti quasi nessuno e secondo me è un autore che è un autore che merita, un autore stranissimo che non ha paragoni. Cioè non puoi dire Jesse Ball scrive come Tizio. No, non si può. L'ho spezzato con Alice, è un saggino giusto per dire ho letto le prime 20 pagine di Un uomo di passaggio, non vedo l'ora di buttarmici. Ottimo, 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 ottimo. Mi ricordo che anni fa Ilenia ne è rimasta entusiasta di Underwood. Beh, immagino, immagino, cioè ragazzi. Cioè io sono ancora al prologo, perché il prologo sono tipo 70 pagine. Siamo in una partita di baseball. Io non so niente della trama di Underwood, cioè non l'ho neanche voluta leggere. Non voglio saperlo di cosa parla, voglio scoprirlo. Ma il prologo è già un capolavoro. Infatti, domani credo. No, domani lavoro. Dopodomani credo di leggermi, di finire il prologo perché non ho ancora finito e magari di registrare al volo due cosine per il video. E quindi, Madonna, spettacolo, spettacolo, spettacolo. Recupero ancora qualche domanda. C'è Sebastiano che mi ha fatto questa domanda che io non ho capito, però secondo me è una domanda interessante, che è potenzialmente bella, ma sono io che non l'ho capita. Perché Sebastiano dice: quali libri associeresti ai tuoi film preferiti? Io non ho capito che cosa vuol dire. Cioè, quale libro associerei ai miei film preferiti? Non ho capito come faccio ad associare un libro a un film. Quindi se la capite, ditemelo in chat. Poi, ah, questo è molto interessante, ricollegandosi anche al tema di prima, sulla scrittura. Annemoia mi chiede: ha senso da scrittore passare per le community come i forum, oppure è meglio provare con le riviste? Ecco, allora, io sono sempre per le riviste, perché le community, i forum, secondo me sono dei coacervi di tutto quello che di male c'è intorno alla scrittura. Cioè, veramente si concentra tutto il peggio di quello che capita delle persone, che girano intorno alla scrittura. Poi questi tipi di forum sono un po' delle sette, dei ghetti in cui. Ah, ok, sei tu. Scusa, c'hai mille nick, non mi ricordo mai come collegarli. Secondo me, esatto, un concentrato di tacchini, come dice Simon. Questi forum sono delle gigantesche bolle in cui le persone si ripetono a vicenda le stesse cose. Glu glu. Ho creato un meme pericoloso, quello dei tacchini, però adoro, cioè adoro il meme dei tacchini. E questi tacchini,
Detti in modo benevolo, la definizione di tacchino è sempre una definizione goliardica e amichevole. Si dicono tra di loro delle cose e si danno tra di loro dei giudizi che poi trasformano in legge, no? Cioè poi scolpiscono su delle tavole che diventano sacre. E secondo me è molto pericoloso, soprattutto per gli esordienti che, come tutti, cioè per chi inizia a scrivere, che non ha una grande consapevolezza di quello che è la sua scrittura, perché non può avercela, un'autoconsapevolezza è molto complicata, e quindi secondo me è molto più interessante la rivista, perché la rivista è pubblica. Questi forum invece sono un po' delle grotte in cui a volte si sfogano tutte le frustrazioni di queste persone che spesso per 20 o 30 anni hanno ricevuto lettere di rifiuto. Posso perfettamente capire la loro situazione, però si sfogano su magari dei ragazzi che hanno appena provato, hanno appena iniziato a scrivere e pensano magari che quel parere sia oggettivo, sia da tenere conto. Quasi mai lo è, magari sì, ma quasi mai lo è. Invece la rivista è un modo pubblico di esporsi. Anche solo proporsi a una rivista è un modo più istituzionale. Quasi sempre quando proponi un racconto a una rivista ti arriva una lettera, una mail, scusate, un po' anacronistica la lettera, una mail in cui ti viene detto se il racconto piace o non piace, oppure se è in linea o non in linea con la rivista. E anche se non è in linea, spesso ti viene detto perché, ti vengono fatte delle critiche costruttive ed è molto più professionale, gratuito, diretto. E non un giudizio gridato tra i forum, tra queste persone che ti dicono: ah, che merda che hai scritto qua, o no, dovevi scrivere così, cioè dovevi scrivere così, no, non è che tu puoi dirmi come devo scrivere, puoi dirmi sta cosa non funziona, allora io ci ragiono e cerco di trovare la soluzione. Quindi vabbè, questa è un po' poi se pensiamo che un sito come Writer's Dream ora appartiene a un gruppo editoriale, due domande me le farei. Verissimo, io Writer's Dream lo non ho un'altissima considerazione di Writer's Dream, la chiudo qua, facciamo così, la chiudiamo qua. Ma è il concetto di forum che secondo me è vecchio e pericoloso, perché come dicevo prima c'è questa dinamica di grotta, anche di essere chiuso, privato. Siamo nel pubblico. Cioè, io ti dico, io ho scritto questo racconto, lo voglio far leggere alla gente, non lo faccio far leggere a una piccola cerchia di persone. Quindi, lo propongo a una rivista. Se la rivista piace, quello è pubblico, è su un sito, su una pagina pubblica. E questo, secondo me, è fondamentale. Poi, per esempio, io ho ricevuto qualche commento quando ho pubblicato dei racconti. Ovviamente erano tutte persone che già mi seguivano. Tranne alcune, mi sono arrivate anche delle mail di gente che ha letto i miei racconti e magari erano piaciuti o non, e erano piaciute delle cose meno di altre. Ecco, quella è la via giusta. È una comunicazione più aperta, più sociale. Ma nessuno di voi conosceva un forum che si chiamava Emozionalia, dove interveniva Ron Montanari che stroncava le recensioni e iniziavano litigate furiose. No, questo mi manca, però vedi, ecco, vabbè, lascia un po' il tempo che trovano. Di tacchini, gamberetti e baionette. Guarda caso, io mi ero iscritto proprio a Writer's Dream senza mai partecipare più di tanto. Bellissimo. BB Shake dice: adesso se entri in un forum significa che hai 52 anni. Più o meno, dai, magari anche 45, ma sì. No, il forum è vecchio. È un concetto veramente vecchio. Esatto. Secondo me il fatto della rivista rispetto al forum crea una sorta di filtro di qualità che può essere discutibile secondo la linea della rivista, ma per sopperire a questa bisogna scegliere la rivista che si preferisce. Esatto, fondamentale è non mandare a tappeto, cioè non mandare un racconto strano, grottesco, sperimentale nella prosa a una rivista che pubblica roba molto classica, canonica, dritta, lineare, o mandare un raccontino di pura trama, magari anche di genere, a una rivista che pubblica roba da mindfuck. Cosa
Cosa ne pensi di Tempi Eccitanti? Di quella scrittrice che. Allora, ho scoperto come si pronuncia il nome, ma me lo sono già dimenticato. Di Noise Dolan. Non si pronuncia così perché adesso la seguo su Instagram e lei ha fatto un video in cui spiegava come si pronuncia il suo nome perché è irlandese e ha un nome celtico come Saoirse Ronan. Vabbè, lei, avete capito. E quindi anche Noise si pronuncia sempre in qualche modo che è stranissimo, non c'entra niente come scritto. E a me è piaciuto parecchio. Adesso devo scrivere il post e poi ne parliamo. Beh, devo fare anche un video letture prima o poi, è un po' che non le faccio. E secondo me è molto più brava di Sally Rooney. Per chi non lo sapesse, questo era il libro scritto dalla compagna di corso di Sally Rooney. L'hanno pubblicizzata proprio così, cioè figurarsi quanto può essere sminuente, ma va bene. Ed è decisamente meglio di parlarne tra amici. Lei scrive molto meglio di Sally Rooney e soprattutto ha scritto un bel romanzo ambientato a Hong Kong, molto figo, molto molto figo. Nisce, esatto, Nisce. Ma com'è possibile che Noise si pronunci Nisce? Però sì, è vero, è vero. Io infatti ho guardato tipo 5 volte quel video su Instagram perché non capivo, cioè che cosa sta dicendo? Non può essere il suo nome, Nisce. E invece sì. Adoro il modo in cui pronunci i nomi, ovvero malissimo. Aspettate che mi sono perso un paio di cose. Signor Cantoni, il suo racconto non mi è piaciuto, ha pochissimi punti e virgola. Non va bene. Per fortuna nessuno mi ha scritto questa cosa. Però effettivamente sul racconto che ho pubblicato su Pidgin, su Split di Pidgin, Medusa non ha neanche un punto, no, non ha neanche un punto né una virgola, e quindi poteva essere un problema effettivamente. Però allora Marco, allora come fare a crearsi un giro come suggerisce Vanni Santoni? Se lo scopri fammelo sapere. Non lo so, non lo so. Io sono una persona che odia spammarsi. Cioè io vi faccio sapere quando pubblico un racconto, però boh, cioè quando è uscito pubblico una story con il mio racconto, poi basta. Li potete trovare sulla mia bio, ma non è che sto lì a tartassare la gente. Se uno vuole leggere le mie cose, le legge, punto. D'altra parte, però, la comunicazione social è molto confusionaria, quindi probabilmente hanno ragione quelli che continuano a spammarsi, perché così almeno qualcuno riesce a sapere che loro scrivono. Ma non è neanche così, perché poi se ti spammi, passi per uno che vuole farsi leggere a tutti i costi e già parte un pregiudizio, scatta un pregiudizio, quindi non c'è una risposta. Credo che la maggior parte, nel percentuale, la maggior parte di quelli che è il fattore per farsi conoscere è fortuna, secondo me. Poi sì, se conosci qualcuno, però in realtà io quelli che conosco e che hanno pubblicato li hanno conosciuti dopo le persone, cioè una volta che hai iniziato a pubblicare entri nel giro, ma prima è difficile, non è che sono gente che appartiene a un'elite, eh. Cioè io infatti cerco sempre di quando mi capita che qualcuno mi dica questa cosa della casta degli scrittori, in realtà non è che esiste proprio questa casta degli scrittori, cioè sì, ci sono degli scrittori che appartengono a una società un po' più borghese di altri, più legata all'editoria, però magari per motivazioni lavorative, cioè lavorano in editoria, allora magari riescono a pubblicare, però non è tanto un'elite, cioè, anche perché non ci sono poi così tanti soldi da attirare elite. Pubblica anche tu un racconto se sei indignato. Chiedere ai lettori stime pareri è molto meglio, sì. Sarebbe come mandare l'ultimo libro di Mauro Corona a Marco. Assolutamente, non mandatemi i libri di Mauro Corona. Allora. Rooney, secondo me, è un po' sopravvalutata. Un po'. È forse la scrittrice più sopravvalutata a livello internazionale. E non lo capisco, perché il successo di pubblico lo posso capire. Ma il successo di critica non me lo spiegherò mai. Non ho capito perché hanno scelto Sally Rooney tra tutti gli autori della sua generazione che potevano spingere. Ma Sally Rooney la trovo tecnicamente poco dotata e anche, boh, non lo so, non ha nulla di interessante. I dialoghi sono simili a quelli di Sally Rooney, cioè non esistono.
Non sono tanto d'accordo. Perché dici così? Non sono tanto d'accordo. Io ho trovato i dialoghi. Ora, i dialoghi in Sierra Leone sono di solito, spesso, molto sciocchi, per non dire stupidi. E fintamente intelligenti. Che quindi, se una cosa è fintamente intelligente, è stupida. E qui invece ho trovato abbastanza interessante. Allora, non è proprio la cosa che mi è piaciuta di più, il dialogo, assolutamente, no. Però non li ho trovati neanche così. No, non li ho trovati. No, non sono tanto d'accordo. Sorci mi suona sempre tipo sorcia, pure io non me lo spiego esattamente. È una lingua ovviamente diversa, quindi avrà delle regole fonetiche diverse, però crea dei problemi, soprattutto perché in Occidente leggiamo le lettere in modo diverso. Pubblico con Rizzoli l'anno prossimo. Però quasi quasi un racconto lo scrivo. Ah, ok. Non mi ricordo a cosa ti stavi riferendo, ma va bene. Ok. La Rooney non mi incuriosiva poi più di tanto, ma ho visto la serie di persone normali ed è carina, magari prima o poi darò una possibilità al libro. Anch'io ho visto la serie di persone normali ed è carina la serie di persone normali. Però non voglio leggere il libro perché non mi piace come scrive lei, cioè, quello è più che altro il mio problema. Io ho visto che molti esordienti ultimamente sono pubblicizzati, consigliati da scrittori sui social. Ma allora sì, conta sempre che gli scrittori sui social sono seguiti pochissimo. Cioè, nel senso che non è che hanno poi tutto questo pubblico sui social, non sono degli influencer di grande caratura. E poi c'è questo meccanismo anche un po' del. Io parlo del tuo libro, tu parli del mio libro, oppure la casa editrice che mi pubblica mi ha mandato questo libro di sto giovane pubblicato, e allora, perché quasi mai gli scrittori parlano dei libri dopo che li hanno letti. Magari fanno la recensione su qualche rivista, qualche inserto, però sui social fanno la foto prima, ci avete mai notato? Fanno la foto appena gli è arrivato il libro. Perché? Perché loro ti stanno dicendo, è uscito questo libro, sono sicuro che è bellissimo. Ma non si prendono la responsabilità di dirtelo dopo che l'hanno letto. Questo non vuol dire niente, in realtà. Cioè, secondo me, gli esordienti di quest'ultimo periodo sono mediamente di alto livello. Cioè, sta uscendo fuori una generazione molto forte. Io ho visto. Ok, no? Ma non per forza un giro inteso come pubblico, ma magari un gruppo di scrittori stimati con cui ci si consiglia e si legge, non saprei. Sì. Hemingway diceva sempre che io odio quando qualcuno risponde a un'affermazione o a una domanda con una citazione. Lo odio totale. Però facciamo questa volta che mi do un po' delle arie. E Hemingway diceva sempre, ed è anche stata ripresa da Woody Allen in Midnight in Paris, questa citazione, che Midnight in Paris è tutta una citazione. Cioè, come parlano i personaggi storici in Midnight in Paris, è tutto preso dai libri, da varie citazioni. Non voglio leggere, quando diceva a Owen Wilson, non voglio leggere il tuo libro perché se è bello ti odio perché non mi piacerà perché l'hai scritto tu, e se è brutto non mi piace perché non mi piace la brutta letteratura. E quindi il parere degli scrittori, il parere degli scrittori su altri scrittori che te lo portano proprio così è sempre da prendere con le pinze. Secondo me però devi crearti delle, cioè nel senso deve essere un tuo amico conoscente, allora è il parere di un conoscente. Perché io sento molte persone che provano a spammare le proprie cose a scrittori che magari non conoscono, cui non hanno mai parlato. No, non si fa così, non si fa così. Allora. Però forse gli esordienti italiani sono poco pubblicizzati. Sì, assolutamente, a livello generale sì. Sono poco pubblicizzati, ma in realtà tutti i libri sono poco pubblicizzati. Cioè, gli unici libri italiani pubblicizzati sono quelli degli scrittori ormai affermati. Cioè, esce il libro di La Gioia, è pubblicizzato, esce il libro di Siti, neanche sempre, esce il libro di. È uscita La Vallone, è pubblicizzato, Missi Roli è pubblicizzato. Quegli scrittori lì sono pubblicizzati. Non si può riuscire a pubblicizzarli tutti, e poi diciamo che probabilmente anche il pubblico che li legge non è tantissimo. Ho provato a leggere Normal People, madò che palle, ottimo.
Povera Rooney, non ascoltatelo. Sono opinioni. I suoi personaggi sono un po' pretenziosi, ma è per quello che ti piacciono. Perché esistono persone così, soprattutto studenti universitari. E non è tanto il problema che sono pretenziosi. Io adoro i personaggi pretenziosi. Sono scritti male. Cioè, le due protagoniste, i due personaggi principali di Parlane tra amici sono due personaggi terribilmente caratterizzati. Sono delle macchiette. Sono delle macchiette edgy che vorrebbero in qualche modo fare una timida critica alla propria generazione, ma che in realtà, non lo so, stanno lì, non dicono niente della generazione. E poi il modo in cui è scritto, cioè, la Rooney non scrive in una maniera nuova. Oddio, sì, magari è nuovo perché non funziona, non funziona. Come dicevo prima, David Lopez fa la stessa cosa e la fa molto meglio. Integra il discorso diretto all'interno dei paragrafi e nella prosa in maniera molto più organica. Lei invece crea questo meccanismo farraginoso in cui non è un flusso di coscienza, non è una voce pensiero, non è un... cioè, è un po' come Balto, sa solo ciò che non è. Oggi sono in forma, oggi, me lo dico da solo. È quel libro di cui parli tra amici per lo Smart Talk, quindi. Penso la Rooney. Adesso, ragazzi, scusate, ma cerco di stare al passo. Non andare in Irlanda, che se ti trova la Rooney te mena forte. Effettivamente, non devo andare al Trinity College, se sono tutti così. Wong, sponsorizzato da Ben Lerner, tanto per dire. Ecco, io, ecco, un altro, Ocean Wong. Ragazzi, ma che cosa ci avete trovato in Ocean Wong? Perché io non l'ho capito allora. Perché? Cosa ci ha trovato Lerner in Ocean Wong? Ma magari come poeta è bravissimo, eh. Ma ragazzi, per me è proprio no quel libro. Ma proprio no totale. Ha una retorica insostenibile, Ocean Wong, secondo me. Però, cito frase di Normal People. Si ficca le mani in tasca e sopprime un sospiro irritato, ma lo sopprime con una sonora ispirazione, per cui somiglia comunque a un sospiro. Allora, le frasi decontestualizzate, non, no, no, perché è una violenza. È troppo facile prendere in giro con le frasi decontestualizzate. Su questo, no, non spariamo sulla Croce Rossa perché non si decontestualizza. È proprio una regola. Qualsiasi frase, anche lo scrittore più sofisticato, se la decontestualizzi, è brutta. Infatti non sono solamente i personaggi il problema in Rooney. Midnight in Paris è stupendo, assolutamente. È la Bibbia Midnight in Paris. Leggerai il libro di La Gioia? Sì. Sì, nonostante il suo esordio che ho letto quest'anno non mi è per niente piaciuto, però mi ispira. Mi ispira perché è tratto da un fatto di cronaca. E quindi io voglio credere che c'è qualcosa di Manuel Carrère, anche se mi hanno già confermato che no, ma vabbè. Voglio crederci, lasciatemi nella mia convinzioni. E in più è un libro corposo, la Gioia ci sta lavorando da tanti anni e quindi voglio leggerlo assolutamente. Poi magari non mi piace. Allora, Rachel Cusk mi incuriosisce, ma non l'ho mai letta. Sally Rooney ha una sola scrittura a Una scrittura molto semplice e fresca, secondo me. Non sono romanzi che fanno pensare, sono romanzi che descrivono molto bene i sentimenti e le relazioni che ti toccano. Poi se non ti parlano, non ti parlano. Sì, questo sicuramente. Oh, è arrivata Giulia. E questo sì, Rachel Cusk, cioè Rachel Cusk qui, Sally Rooney qui. Cioè, ragazzi, non paragoniamole. Cioè, sono due persone che fanno due lavori diversi, secondo me. Mo partono le botte? No. No, non partono le botte perché tanto sono tutti gli scrittori che Giulia non conosce. La Gioia aspetta anni prima di pubblicare un altro romanzo e ora non può praticamente fare promozione. Un po' mi dispiace. Vero, 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 però comunque è un romanzo che si vende da solo. Cioè, La Gioia si vende da solo. Poi bisognerà vedere un po' come cosa succederà nei prossimi mesi, però. Marco, abbiamo capito che la Rooney. Va, non parlo più della Rooney, ho capito, non parlo più della Rooney. Non siamo d'accordo, secondo me la Rooney punta al cuore e alle sensazioni, tu magari preferisci la letteratura che punta alla testa.
No. No, 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 non sono d'accordo perché, per esempio, uno dei miei libri preferiti è Vite che non sono la mia di Carrère, che punta proprio alla pancia, allo stomaco, delle emozioni, e che è uno anche dei libri che, confesso senza nessun problema a ammetterlo, mi ha fatto piangere e non piango quasi mai quei libri. E Vite che non sono la mia mi ha proprio ucciso. Anche se 22 euro per il libro di La Gioia sono davvero tantissimi, non dovevano ridurre i prezzi? Vero? Vero? Qualcuno glielo fa notare all'editoria italiana che intanto, prima cosa, quest'anno non si sono venduti meno libri dell'anno scorso. Ah, la pandemia, non venderemo più un libro, le librerie chiuse. Non si sono venduti meno libri l'anno scorso, anzi, si sta andando meglio come bilancio. Non che l'anno scorso si fossero venduti tantissimi libri, però intanto non si è andati meno dell'anno scorso. La legge sugli sconti non ha portato a una riduzione dei prezzi di copertina, proprio manco pensato, e io comunque La Gioia lo compro a libraccio sicuro, ragazzi, non, no, 22 euro non ce li spendo di sicuro. Ah, ne ho spesi 19 per De Lillo, che giovedì ve lo faccio vedere perché adesso lo messo in libreria. 19 euro per quel libro di De Lillo, sono un furto. Scribner ladra, hashtag Scribner ladra, perché 19 euro per 100 pagine formattate larghissime, veramente con un'interlinea da pollice, che si misura in pollici l'interlinea di The Silence, però per De Lillo si fa anche quello. Io ho preso Sbarazzarmi di Tolstoj a 1 dollaro al mercatino, ma temo siano stati buttati. Beh, vabbè, dai, perché per quel prezzo no, dai, non è proprio così male. Cioè sì, io l'ho detestato, però dai. Ma sai che dopo questi discorsi la Rowling mi sta simpatica, quasi quasi la leggo. Sai, Giulia, va bene, va bene, va bene. Tanto puoi anche fare finta, ma quando la le se e quando la leggerai non ti piace di sicuro la Rowling. Momento polemica, sempre bellissimo. Io questi momenti di polemica so che vanno sempre forte. Che bello Vite che non sono la mia. Oh, l'ho finito, ho pianto. Vero? Non piango quasi mai con i libri, confermo. È un libro che ti uccide. E la cosa che non riesco a capire, dovremmo fare anche poi un'altra live su Carrère perché è un argomento che mi piace sempre, sono le persone che rinfacciano a Carrère di essere un burattinaio delle emozioni, ma è proprio quello il bello. Cioè lui ti manipola dalla prima all'ultima pagina, ti dice un sacco di cazzate, ma te dice benissimo, ti dice che sono vere e non è vero, e Madonna, da commozione. Sì, ha la pancia diverso però dalle sensazioni, non so come dire, però basta, non parlo più della foresella. Ah sì, ma libraccio online, sì, a libraccio online trovi contemporanei, sì. È una lotta, però sì, qualcosa di contemporaneo lo trovo quasi sempre. Alla Harry De Luca cosa? Non ho. Qual era il collegamento con Harry De Luca? Bello che te lamenti e prendi poi solo da libraccio. E beh, no, no, è una conseguenza. Io fino a che c'è stata la legge sul 15% compravo tantissimo in libreria, tantissimo. Li ho finanziati finché hanno fatto il gioco corretto. Appena hanno iniziato a giocare sporco, gioco sporco anch'io. Chi se ne frega? Cioè, ragazzi, non. Lo sapete quanti soldi spendo in libri? Cioè, io sono la categoria di lettori che dovrebbe essere tutelata dagli editori. Perché veramente, io penso che alla Feltrinelli di Verona se ne sono accorti quando ho smesso di comprare libri. Veramente. Poi rumori dal tetto, paura, vabbè, speriamo che sia tutto a posto. Perché secondo te su Goodreads De Lillo ha sempre votazioni bassissime? Perché è uno scrittore che non dà delle immediate soddisfazioni, perché è uno scrittore un po' strano e soprattutto perché i suoi libri spesso vengono pubblicizzati come qualcos'altro. La maggior parte dei libri di De Lillo viene pubblicizzata come dei libri di genere. Thriller, noir, viene sempre detto così e non lo sono. E quindi la gente rimane spiazzata da questa cosa. Ma uno scrittore cosa deve fare se non quello?
Ah, manipolare, esatto, manipolare sempre comunque il lettore. Vabbè, ma stiamo parlando dello stesso autore che ha fatto il giochino erotico sulle monde e poi l'ha pubblicato. Ma quello è un capolavoro, quello è un capolavoro quella cosa. È veramente uno dei punti più alti della carriera di Carrère. Quando ha scritto quel racconto erotico sulle monde che ha sconvolto la Francia. Cioè, ragazzi, ma ne avessimo gli scrittori come Carrère in Italia, ne avessimo. Rimangano così, no? Perché magari abbiamo degli scrittori che inizialmente fanno delle cose, ok, interessanti, però poi entrano nello status e si fermano. E lui invece no, lui continua. Lo spazio tra una riga e l'altra del libro di Delillo. Esatto. Sì, come ride Luca, è vero. Sono Marco, trova nuove uscite su Libraccio. C'è un complotto, evidentemente. No, bisogna monitorare il sito, bisogna avere. Non posso svelarvi i segreti perché e quei libri ce ne sono una o due copie. E se me li rubate poi è finita, non posso poi parlarvene. E anche perché ci sono oggettivamente dei libri che al 50% rimangono comunque cari. Quindi noi lettori non possiamo finanziare l'editoria da soli, si devono anche svegliare. Verissimo, verissimo, assolutamente. Ma guarda, io lo dico sempre, ricevo un sacco di critiche da chi lavora in editoria e. Che però mi dice sostanzialmente noi facciamo questo perché è sempre stato così, perché è sempre funzionato così e quindi noi continuiamo. E va bene, continuate, cosa vi devo dire? E amico l'ore delle guardie. Vabbè, vabbè, va bene Giulia, va bene. E Sally che ha trovato tu, mi inizio a preoccupare, no? Forse sta piovendo, però è stato un rumore un po' strano, non lo so. Io dall'ultima legge ho preso a comprare il 90% dei libri ai mercatini, infatti. Esatto. Ah, poi ragazzi, io volevo farla breve sta live, quindi. Sì, dai, 5 minuti, 5 minuti. E io non compro niente da settembre 2018. Non compro un libro da settembre 2018? E come fai? No, non saprei come si può fare. Dobbiamo aspettare maggio per leggerlo. Carrère, sì, voglio morire, però mi hanno fatto piacere che adesso si stiano prendendo tutta la polemica che c'è che c'è e chi l'avrebbe fatti. Ragazzi, è vero, yoga. Cioè, Adelphi si è persa la polemica su yoga. Cioè, ma ragazzi, un po' di marketing, ma li vogliamo vendere sti libri? No, non li vogliamo vendere. Non li ha. Mi hai fatto arrabbiare, va bene, Giulia. Per cosa? Per cosa? Questo giro non ho capito. Che polemica c'è su yoga? Sul fatto che la moglie, alcune cose sono vere, alcune cose sono false. Lui all'inizio dice che tutto quello che c'è scritto è vero, ma poi non è vero. Ed è stato in un campo profughi per 3 giorni, ha detto che c'è stato per 3 mesi. Ma chi se ne frega, ragazzi? Chi se ne frega? Dovrebbero imparare da Newton Compton, sì, proprio. A proposito di voti bassi su Goodreads, come mai Tony e Susan di Austin Wright hanno notevoli dislivelli sui rating? Che a me è piaciuto molto, però è uno di quei libri che secondo me ha la trasposizione che è meglio dell'opera originale, perché il film di Tom Ford, ragazzi, Animali notturni è un capolavoro. Il libro è un bel libro, è un bel libro, quindi ci sta che può essere che abbia dei dislivelli. Atlantide sì, vende i libri a dei prezzi, beh, però adesso con la nuova collana Atlantide Blu invece ha dei prezzi molto più interessanti, perché. Adesso non posso, non ci metto la mano sul fuoco, però il libro della Nise Dolan, l'irlandese, che è pubblicato da Atlantide, ma nella nuova collana Atlantide Blu, costa tipo 16 euro, che è un ottimo prezzo, un ottimo. Quindi, secondo me, è da tenere d'occhio quella collana di Atlantide, perché pubblica molto di più rispetto alla collana, diciamo, principe di Atlantide, e ha dei titoli contemporanei interessanti, quindi. A tenere d'occhio. Ci sono le biblioteche, vero? Non considero mai, io sono accumulatore. Io ho goduto, francamente, sto ancora rosicando perché non lo posso leggere. Io sto rosicando perché non so il francese, sì. Biblioteca. Ah, ok, biblioteca. Scusate, non la considero mai la biblioteca. Non so. Perché io accumulo. Prima o poi forse smetterò anch'io di accumulare, non so. Lo sai, non farò gnorri, save editoria indie. Allora, sì, se l'editoria indie vuole essere salvata, secondo me
Mettere nel calderone di editoria indipendente tutti non va bene, perché metti dentro i buoni e i cattivi. Quindi io supporto i buoni, ma non ci penso neanche a supportare i cattivi. E comunque non è vero che non compro libri nuovi, perché purtroppo compro un sacco di libri. E sì, ultimamente... No, qualcosa ho comprato anche ultimamente. Beh, però, Bao è un editore indipendente? 21 euro per scheletri, glieli ho sganciati? Purtroppo sì, perché chi è che si rivende usato zero calcare? Nessuno. E quindi compriamoci zero calcare. Quindi ho supportato l'editoria indipendente. Animali notturni, molto bello. Oggi comunque ho trovato il primo Wallman usato della storia sui libracci. Wow! Wallman usato sui libracci è un colpaccio! Cosa hai trovato di Wallman? Wow! Non ho mai trovato niente usato di Wallman. Ecco, Wallman per esempio lo compro sempre nuovo di solito. Anche perché voglio assolutamente far capire. Ah, storia della farfalla! Ah, storia della farfalla Fanucci! Cazzo, colpaccio! Oh, no, storia della farfalla Minimum. Ok, forse Minimum. E io, Minimum, voglio fargli capire che deve continuare a pubblicare Wallman e quindi glieli compro subito. Glieli compro, gli pago prezzo di copertina, tutto quello che vuoi, mando anche un minimum. Sì, i poveri lo compro di sicuro adesso, ma io Wallman lo prendo perché devo convincere Luca Briasco che deve continuare, perché hanno annunciato, 2 anni fa avevano annunciato 7 titoli, e stanno arrivando, ne mancano solo due. E io ho paura che smettano, e invece no, devono continuare a pubblicare Wallman. Ciao, saluti dalla Cina, ciao, Weyland. Prima o poi darei tutto alla biblioteca e noi potremo leggere. No, piuttosto muoio sotto i libri. Ho qui una vecchia edizione Mondadori di Rosemary's Baby, prezzi di notte 40. Vabbè, ragazzi, quella è anche l'inflazione, quella è anche l'inflazione. Però sì, i prezzi sono saliti un po' troppo ultimamente, nel senso che c'è stato un aumento repentino. Adesso mi è messo una voglia di zero calcare. Devo ancora leggere lo Scheletri. Devo ancora leggerlo. Perché a me, per esempio. Com'è che si chiamava l'ultimo? Materie prime? Materie prime? Non mi aveva convinto. Adesso Giulia hai un motivo per odiarmi. Non mi aveva convinto materie prime. Io sono un grande fan di zero calcare. Macerie prime, macerie, scusate. Macerie prime. E non mi aveva convinto. Io sono un grande fan di zero calcare, cioè. Io faccio come quelli che dicono, io lo leggevo quando non era pop, io lo leggevo quando non era pop, e cioè, Profezia nel Mandile è un capolavoro tout court, sia fumetto, non fumetto, un capolavoro in generale. E Dimentica il mio nome, stupendo. Quell'altro lì, come si chiama? Non mi ricordo i titoli, anche Cubane Calling, secondo me è un gran bel libro. Ho trovato anche Marion Messina. Beh, però la nave di Teseo si trova. La nave di Teseo si trova. La roba della nave di Teseo si trova. Infatti adesso ho preso nell'ordine di braccio che mi arriverà tra un po', ho preso uno dei nuovi delle ristampe di Powers. Quello Tre contadini e qualcosa. E Cubane Calling, pazzesco, vero? Vero. E la nave di Teseo si trova. Sarà colpa delle brutte copertine della vita. Lasciamo perdere questo tasto, ok? Lasciamo perdere questo tasto perché io comunque difenderò sempre le copertine della vita Zeo. Mi spiace, ma io le difendo le copertine della vita Zeo. Ogni riferimento alla live sulle copertine. Esatto. Va bene, ragazzi. Io alla fine non sono riuscito a leggere tutte le domande di Instagram. Cioè, per esempio, mi chiedevate. Quando torneranno i video con tua sorella? Quello dipende da mia sorella, perché mia sorella ha un sacco di cose da fare, ha una famiglia e quindi non è tanto semplice trovare tempo per registrare video. Già non è semplice trovarlo indipendentemente, poi figurarsi trovarlo per mettersi insieme. Insomma, ci sono tante domande che magari mi segno e recuperiamo un'altra live perché c'è tanto da dire, c'è tanto da dire. Io aspetto che la nave di Teseo ristampi Orfeo. Prossimamente, ho visto però le prossime uscite, dovrebbe uscire forse già a novembre, Orfeo.
Sì, esatto, c'è il place order su Amazon. Di solito un mese prima mettono la data, quindi secondo me tra novembre e dicembre Orfeo lo pubblicano, anche perché c'è già la copertina, quindi c'è la copertina nel formato ebook. Quindi il Regno di Carrer è l'unico Carrer che mi manca e l'ho ordinato sul braccio, mi dovrebbe arrivare settimana prossima. Perché non l'avevo. L'avevo sempre un po' lasciato lì, perché quello sulla religione, sulla sua conversione, quindi non lo so, vediamo se mi piace. Però devo averlo perché è l'ultimo che mi manca di Carrera. E poi volevo leggere qualcosa di Carrera aspettando maggio. Ah, ok. Anche tu hai ordinato. Aia, anche io l'ho ordinato oggi da Libraccio. Ah no, ma io l'ho già. È già in spedizione, cioè non in spedizione, in lavorazione. Il Regno di Carrer, quindi non è la stessa copia, non è la stessa copia, perché il mio è già stato confermato, mi hanno già preso i soldi, quindi sono a posto con quello. E ho preso anche, dopo la live sugli scrittori francesi, il romanzo d'esordio dell'Anna Tombe. Dio mio, che Anatomia di un assassino, una cosa del genere. Grazie a Massi303. Io ho trovato quello hardcover, mi sa, del Regno, sì, hardcover, quello fabula, quello più grosso, anch'io quello lì, sì, ma quello si trova, cioè si trova, è l'unico Carrer che si trova usato spesso, io ancora devo trovare, cioè devo cercare di trovare da qualche parte bravura di Carrer. Giulia ce l'ha, Giulia ha una copia di bravura di Carrer, pubblicata da Marcos y Marcos e non l'ha neanche letto, capite? Non l'ha neanche letto lei, bravura. È incredibile. Chissà se ti piace Anna Tombe, l'hai mai letta? No, 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 infatti sono partito dall'esordio ma non lo so, secondo me potrebbe ispirarmi, c'è qualcosa che mi stuzzica Anna Tombe. C'è qualche cosa che mi stuzzica. Va bene, ragazzi, allora. Un'ora e mezza, questa doveva essere una live veloce, anzi doveva essere una live un po' cazzeggio, quindi mi sa che... Marco, per caso ascolti il podcast di Bret Easton Ellis? È quello a pagamento però? È quello a Patreon? Quello su Patreon no, perché non c'ho voglia di pagare per il podcast di Ellis, anche se secondo me è molto figo. Cioè ho sentito delle cose... Gli stralci da qualche parte che erano stati ricaricati è molto figo. Dovrei. Perché ne ha uno su Patreon a pagamento. Ah, è gratis su YouTube? Ma da quando? Wow! Allora devo recuperarlo. Devo recuperarlo assolutamente. Perché io sapevo che ne aveva uno su Patreon che era a pagamento. Però se mi dici che è su YouTube, allora ho qualcosa da ascoltare sicuramente. Cavolo, cosa mi sono perso? E dicevo questa, pensavo fosse una live un po' di cazzeggio, invece è venuto fuori un paio di discorsi, quindi quasi quasi la rimetto su YouTube anche perché potrebbe comunque interessare, la ricarico così, abbastanza integrale, su YouTube, così rimane anche in memoria e si può anche commentare. Quindi ragazzi, dai, vado giovedì. Alle 21, qui su Twitch, parliamo di The Silence di De Lillo. E ragazzi, c'è tanto da dire, secondo me, perché è un romanzino brevissimo, ma io l'ho adorato. Ok, quindi top. Quindi mi raccomando, siateci anche giovedì. Grazie per esserci stati, come sempre. E buona serata, ragazzi. Ciao a tutti, ciao.